Negli anni, devo dirlo perché è così, perché poi è da lì che ho costruito quello che è avvenuto nella mia carriera calcistica. Io ho iniziato a fare professionista nel 68 e quindi la preparazione atletica diciamo che non era di quelle come oggi, anche perché il calcio non era così. Però si facevano delle cose atletiche. Si facevano dei circuiti, non tanta roba, ma corsa, diciamo, per fare il discorso aerobico, la corsa c'era, anche lì non tanta roba, e poi si giocava molto a calcio e a pallone, che oggi sembra che abbiano inventato, che la preparazione viene fatta anche con molte partitine, già in quegli anni si facevano. E quindi questo è stato l'inizio di un'esperienza, no? Poi il primo anno in cui io ho avuto il preparatore, che è venuto il preparatore nel calcio, è stato nel 79, quando ero a San Benedetto del Tronto, e venne Maroso, e cominciavano ad affacciarsi nel calcio i preparatori, che venivano però dall'atletica, ma come chiamarla? Ditemelo voi, quella della corsa. I preparatori, quelli che facevano il fondo, sì. E non hanno avuto un gran successo inizialmente, perché il calcio è tutta un'altra cosa, loro facevano corsa lunga, noi ci accorgevamo che le partite le giocavamo, avremmo potuto farne due di seguito, ma a velocità non elevate. E quindi questa cosa è un po'... è scemata inizialmente. Per quanto mi riguarda, poi per un certo periodo, a parte questo come esperienza, non ho avuto più altri di preparatori io. E ho avuto però la fortuna di avere Sonetti, che era avanti sotto tutti i profili, con esperienze sue personali, e io ho cominciato a 30 anni a fare dei lavori atletici mai fatti, non so, salite, discese, delle cose da matti proprio, non normali, perché mi ricordo che il primo ritiro che ho fatto al di là del fartlek, 10 chilometri, 5 piedi, poi 6 in salite, discese mai fatte nella vita, e io ho smesso di fumare, perché fumavo un pacchetto di sigarette, e perché si poteva fare, insomma, ecco. E lì ho smesso, perché ho detto: gioco a calcio, se no. Ed è stata la mia fortuna, perché lì ho cominciato a scrivere tutto e quindi a provare delle esperienze nuovissime. E quello che conta, ve lo dico personalmente, no? Conta molto quello che uno ha fatto nella propria vita, poi nel tempo. E aver avuto un'esperienza con un allenatore di questo tipo mi ha aperto un mondo, perché ha provato sul mio corpo a 30 anni delle cose nuovissime, e ho capito che così, facendo poi tutto il resto, perché non è solo quello, ci vuole l'alimentazione, fare una vita sana, determinante questo, soprattutto se fai dei lavori che cominciano ad essere molto pesanti, e quindi lì è iniziato il mio percorso. Non soltanto da giocatore, che con questo tipo di preparazione mi ha portato a giocare fino a 38 anni, e ho capito che, provando sul mio corpo, vedendo anche i miei compagni, la preparazione atletica era importantissima e determinante, però poi il calcio si stava evolvendo anche sotto l'aspetto proprio delle velocità. Quindi smesso di giocare, e qui è stata la mia fortuna, perché smesso di giocare e volevo fare il corso, quindi avevo già 38 anni, volevo fare il corso e fare l'allenatore, e quindi avendo giocato tanti anni nel Brescia, ho chiesto, per non stare fermo, di fare la preparazione con la primavera del Brescia. E la mia fortuna è stata che il preparatore della prima del Brescia era Alberto Ambrosio, professore Alberto Ambrosio,
E lì ho avuto la prima cosa che gli ho detto, me lo ricorderò tutta la vita, quando ci ho parlato, ho detto: voi mi state sul cazzo, quindi secondo me non capita niente. E lì è nato, perché lui mi ha risposto: sì, forse hai ragione, però ne parliamo. E quindi ho fatto la preparazione con la primavera, ho conosciuto lui, i suoi metodi e li ho provati su me stesso, con delle conoscenze che avevo già io. E quindi si avvicinava molto, perché si avvicinava molto il nostro modo di interpretare quello che doveva essere la preparazione. Fatto questo, io poi ho fatto, diciamo per modo di dire, ho fatto l'ultimo periodo che mi ha chiamato l'ospitaletto in C, e io ci sono andato e poi ho fatto 10 partite e poi ho detto basta, non è per me. E sono andato da Corioni, che era il presidente, e ho detto lasciamo perdere. E avevo capito che non potevo più andare avanti, le velocità erano totalmente diverse, anche il gioco e tutto il resto. E niente, quindi poi ho fatto la mia prima esperienza andando a 100 in C2, facendo io la preparazione, mettendo insieme tutto quello che avevo vissuto io e l'idea che avevo, quello che secondo me serviva per giocare a calcio, per fare un campionato, e quindi la programmazione, che è la cosa più difficile. E lì ho fatto anche lì delle robe da matto. Metà squadra voleva tornare a casa dalla preparazione, perché facevo delle cose esagerate.